Assessore Sebastiano Tusa, Modica per presentare il suo libro Sicilia archeologica, una Sicilia dove c'è tanto da scoprire. Sì, quello che sappiamo è pochissimo. C'è molto da scavare, interi siti, sia quelli conosciuti, sono parzialmente scavati, poco scavati, poi ci sono siti non scavati, tantissimi, e quindi diciamo quello che conosciamo è molto poco. Però già ci dà l'opportunità di avere una griglia di dati che ci permette di ricostruire anche la storia più antica della Sicilia, anche se ci sono molti lati oscuri. Per esempio non sappiamo esattamente quando l'uomo è arrivato in Sicilia, ancora è un'ipotesi. Noi abbiamo trovato, io personalmente ho trovato molti manufatti che potrebbero datarsi addirittura a 250-300 mila anni, ma ancora non abbiamo dei contesti precisi. Quindi abbiamo molti lati oscuri, ma già c'è una griglia, però diciamo che uno dei compiti nostri, anche come governo della regione siciliana, è quello di rilanciare la ricerca archeologica. Dal 2006 in Sicilia non si fanno veri e propri scavi, grandi scavi, lavorano solamente le missioni straniere, noi abbiamo fatto qualche intervento d'urgenza, ora dobbiamo rilanciare la ricerca archeologica, soprattutto per quei periodi poco noti che abbiamo il dovere di conoscere meglio. Noi qui a due passi abbiamo il sito archeologico di Cava d'Ispica. Ecco, la sovrintendenza cosa può fare in questo senso? La sovrintendenza deve fare una scala di priorità e devo dire che già l'hanno fatto, una scala di priorità per mettere in evidenza innanzitutto quelli che sono a rischio, perché non dimentichiamoci che il nostro compito principale prima della ricerca è la tutela. Noi dobbiamo tutelare i siti, tutelare i contesti archeologici perché dobbiamo lasciarli anche per le generazioni future. Dopo la tutela viene anche la ricerca, quindi una scala di priorità che dobbiamo redigere e già è in fase di redazione per capire su quali siti intervenire. Già abbiamo stanziato circa 6 milioni di euro per interventi di urgenza che partiranno entro quest'anno e la provincia di Ragusa avrà una consistente parte. Questi interventi a chi saranno rivolti? Abbiamo interventi su Cava d'Ispica, abbiamo interventi su Camarina, abbiamo interventi su altri siti della provincia, su Baravitalla, quindi su siti sia preistorici sia classici, per cercare di colmare quel gap purtroppo che c'è stato nel passato, che è stato un passato recente di poco interesse verso l'archeologia. Ringrazio l'assessore regionale ai beni culturali e all'identità siciliana Sebastiano Tusa, Piero Giunta, per Radio Dimensione Musica.